positivo, c'è un aumento del 78,90%, cioè aumentiamo. 10 lunghe ore di consiglio comunale a Nocera Inferiore tra discussioni e confronti per approvare infine lo strumento finanziario, strizzando l'occhio alla precedente amministrazione comunale targata Torquato. 4 punti all'ordine della seduta: verifica della quantità e qualità da destinare alle residenze e alle attività produttive terziarie, bilancio di previsione 2023-2025, rendiconto della gestione 2022 e affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione non ordinaria di tutte le entrate tributarie comunali e promananti dal codice della strada. Grande soddisfazione da parte del primo cittadino Paolo De Maio, che ha lodato la maggioranza per i numerosi interventi a sostegno del bilancio di previsione e degli obiettivi programmati. Abbiamo approvato un rendiconto che ha sancito la conclusione di un piano di rientro pluriennale che approvammo nel 2013, ci ha consentito di risanare un disavanzo di 10,9 milioni attestato dalla Corte dei Conti. Quello che ho ascoltato ieri in assise da parte delle minoranze, parole al vento, ma i debiti sono stati accertati, attestati da una corte di conti, dalla Corte dei Conti, e noi nella passata amministrazione abbiamo fatto un buon lavoro, tanto che addirittura qualche candidato a sindaco sconfitto che oggi siede nei banchi della minoranza in campagna elettorale faceva salire sul suo palco l'ex vice sindaco con delega al bilancio, dicendo che era uno dei grandi obiettivi dell'amministrazione Torquato era il risanamento dei conti. Oggi sanno addirittura provano a dimenticare quello che hanno detto in campagna elettorale. Noi siamo sempre dalla stessa parte e diciamo sempre la stessa cosa. Abbiamo fatto un grande lavoro e grazie a quel lavoro oggi proviamo a raggiungere obiettivi più importanti, come con un bilancio di previsione che sempre abbiamo approvato ieri, posta importante per raggiungere gli obiettivi del piano triennale e nei vari settori, la scuola, il tempo pieno, il trasporto, un trasporto cittadino che vogliamo provare a realizzare con un'ambizione di realizzarlo nell'agro e tanti altri obiettivi. Il primo è stato già raggiunto, il quarto punto, ieri abbiamo approvato l'esternalizzazione dei tributi, una responsabilità della mia maggioranza, dei 15 consiglieri comunali e dei 7 assessori che insieme a me hanno operato in ogni settore della città. Ieri nel settore economico finanziario, approvando l'esternalizzazione dei tributi, abbiamo un gap importante, ma che grazie al lavoro che abbiamo svolto nella passata amministrazione, dove abbiamo mantenuto quelle poste in bilancio e quindi non le abbiamo fatte prescrivere, oggi opereremo per il recupero di quelle somme che saranno un grande, come si dice, carosello per la nostra città. Carosello, sindaco. Congratulazioni. Il Consiglio Comunale è stato caratterizzato però non solo dall'approvazione del bilancio di previsione, molto ambizioso e con un focus sul piano urbanistico, sul patrimonio, sul trasporto pubblico e sulla pulizia locale e sui rifiuti, e dall'approvazione del rendiconto di gestione, ma anche dal rimarcare che quello che accade oggi è una continuità con l'amministrazione guidata da Manlio Torquato, anche se con alcune differenze, ha dichiarato De Maio alla fine della seduta. A stemperare l'entusiasmo del sindaco, il consigliere D'Alessandro, che ha parlato di un bilancio che non rispetta in realtà gli obiettivi elencati nel documento di programmazione, contestando l'intenzione dell'amministrazione di rendere Nocera Inferiore una città inclusiva e attenta alla tutela dell'ambiente, ma prevedendo poche o zero spese per rendere reali questi propositi.